Siamo tutti impressionati. Allora, con noi eccoci. Fabio Baldas, arbitro di questa partita, che sarà senz'altro una partita molto difficile, perché è tutta gente che correrà moltissimo. Sicuro? Sicuro. Ecco, come sei preparato a questa partita? Dovrò adeguarmi al ritmo della partita. E mi sono allenato in altre partite precedenti a queste. Eravamo testimoni. No, vabbè, al di là di tutto questo, io devo dire, sono molto contento quando mi ha chiamato dal CIM per questa cosa. Questa è una cosa bella. Molto bella. E io non ho avuto la fortuna di arbitrare Zico, perché quando ho arrivato in Serie A lui è andato via. E per cui diciamo che tra Maradona, Platini e soci mi mancava Zico. Zico? Adesso quantomeno è arrivata l'occasione per conoscerlo, anche perché è una persona incredibile, sicuramente, pur non conoscendola, e credo che sarà comunque una bella festa. Comunque, o in un modo o in un altro, nella nostra regione riusciamo sempre a creare degli eventi molto molto importanti, eventi direi veri, con delle persone che hanno dato al calcio, che hanno il piacere di trovarsi, certo, compreso la classe arbitrale. Certo, no, molto bello. Io devo dire che sono un po' fortunato, perché sono l'unico di quelli vecchi comunque... in regione, per cui quando c'è sta roba mi chiamano. No, ma al di là di questo io ho avuto... perché insomma è un arbitro internazionale, è sempre un arbitro internazionale, no? Sì, no, ma quello che volevo dire è che io comunque con molti di loro abbiamo fatto anni di Serie A, per cui quello che a me fa molto piacere è che c'è comunque rapporto. Ritrovarlo. Nel senso che quando trovo qualcuno di questi è sempre un grande piacere, e credo sia reciproco, per questo mi fa molto piacere. Bene, non mi rimane altro che augurare buona partita. Grazie. Così anche gli arbitri. Sì, buona diciamo partita, quello buona che vogliamo. Partita. Grazie a voi per l'attenzione. Buone cose.